La SST Valterina ed Altorario punta alla riqualificazione dell'ospedale di Tirano e aspira alla realizzazione di un presidio sociosanitario territoriale che possa erogare i servizi a favore della popolazione in difficoltà. La vicina Poschiavo invece necessita di realizzare un nucleo protetto per i malati di Alzheimer. Per questo lunedì i vertici delle due aziende, unitamente al sindaco di Tirano Franco Spada, si sono incontrati nella cittadina elvetica per porre le fondamenta di questi piani di lavoro nell'ambito di un progetto Interreg, il cui bando permetterebbe di ottenere un finanziamento di 2 milioni di euro, indispensabili per poter realizzare quanto preventivato dalle due aziende sanitarie, bando che dovrà essere depositato entro il 30 settembre a Milano. Entrando nello specifico del plesso aduano, l'obiettivo dichiarato dal direttore generale della SST Giuseppe Panizzoni sarebbe quello di adeguare lo stabile con le vigenti normative antincendio e di risanamento energetico, sia per mantenere gli attuali servizi, dato che il plesso è interessato dalla presenza della Residenza Assistenziale per i Disabili, gestita dalla Cooperativa San Michele, sia per potenziarli, realizzandovi 20 posti letto per cure intermedie, successive al superamento della fase acuta, ma tuttavia necessitano L'intenzione sarebbe anche quella di collocare nell'ex ospedale i servizi sociosanitari ed amministrativi territoriali, potenziando le attività ambulatoriali già presenti, realizzare le infrastrutture informatiche per la presa in carico della popolazione di riferimento e garantire la formazione diffusa degli operatori sanitari, sociosanitari e sociali su nuovi modelli di presa in carico delle persone con cronicità fragili e non autosufficienti. 营地。